Siamo al termine di questa conferenza stampa che ha visto la presenza significativa del Presidente Giorgia Meloni e del nostro Capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, unitamente a quella del Capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Una conferenza stampa che abbiamo indetto per informare della nostra iniziativa in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime. Abbiamo intrapreso un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, significando che a nostro avviso il Consiglio di Stato ha invaso quello che sarebbe l'ambito, il compito, le prerogative, i diritti della democrazia parlamentare e si è sostituito quindi agli organi parlamentari nell'andare a dettare una serie di leggi che riguardano le concessioni demaniali marittime, esuberando non solo le proprie competenze ma anche a nostro avviso andando a danneggiare un settore come quello del turismo che è un settore importantissimo per l'economia italiana. Sono state prese delle decisioni come quella di disapplicare la legge 145, quella di non prevedere se non un indennizzo molto fumoso, vago ed incerto per gli attuali concessionari. Insomma, si sono dati dei paletti applicativi alla normativa Bolkestein che invece non ci vedono assolutamente d'accordo. Ricordiamo che in questo periodo già il Parlamento viene limitato nella sua operatività dalla posizione di continue fiducie, dalla decretazione d'urgente usata in modo abnorme, dal fatto che tutti i dibattiti parlamentari vengono ulteriormente compressi. Anche questo, cioè la sostituzione della giustizia amministrativa in quella che sarebbe l'opera invece del Parlamento, secondo noi sono un grave danno per la democrazia. Vogliamo segnalare infine che questa battaglia che stiamo facendo, in questo caso a difesa delle imprese del comparto turistico balneare, rientrano poi in una serie di tematiche che riguardano tutte le concessioni demaniali. Parliamo delle concessioni dei mercati ambulanti, parliamo dei tassisti, quindi del trasporto pubblico locale, parliamo delle porti turistici, parliamo delle guide turistiche, parliamo delle concessioni idroelettriche e in merito abbiamo presentato alla Camera gli scorsi giorni una proposta di legge per tutelare la proprietà nazionale delle concessioni idroelettriche. In un momento in cui l'Italia soffre di rincari enormi dell'energia elettrica, in un momento in cui noi acquistiamo dall'estero ingenti quantitativi di energia, facendo però aumentare i prezzi per i cittadini e per le aziende, crediamo che sia veramente assurdo mettere all'asta anche le concessioni idroelettriche, per questo in pochi lo sanno, ma è quello che sta per accadere. Alcune di esse sono addirittura già scadute. Ecco, questa è un'opera di Fratelli d'Italia a difesa degli interessi nazionali, sicuramente che vanno da quelle delle micro, delle piccole aziende, del commercio, del turismo, delle balneazioni, a temi più grandi come possono essere quelli delle produzioni energetiche.